Direttore Luca Evangelisti, allora innanzitutto la buona notizia è che si torna a giocare, torna a rotolare il pallone. Speriamo che non cambia un'altra volta perché è ora che si rinizi. Com'è la situazione in Serie D? Come l'avete vissuta un po' tutti voi addetti ai lavori? Purtroppo questa precarietà del Covid non riesce a dare continuità agli allenamenti, alle situazioni, e speriamo che si stabilizzi un po' tutto. Peraltro, insomma, c'è stata anche questa mini finestra di mercato, cominciano ad essere tante le finestre di mercato, capisco che per chi c'è dentro magari è un piacere, però magari agli allenatori tanti cambiamenti non fanno tanto piacere. Ma io non sono d'accordo, perché purtroppo destabilizzano un po' tutto, perché soprattutto nei dilettanti c'è molta precarietà, e essendoci precarietà e gli allenatori vanno in difficoltà, perché tutti pensano di andare via, è meglio dare un limite. Veniamo alle questioni più strettamente nero-verdi. Possiamo dire che è un campionato fino a questo momento da due fasi per il Castelnuovo, perché all'inizio si era pensato a un determinato tipo di obiettivo, poi si è tornati un po' indietro. No, noi siamo partiti bene, abbiamo molti giovani interessanti, e i giovani hanno alti e bassi, adesso abbiamo ridimensionato un pochino e vediamo di continuare a far bene. Com'è la situazione a livello Covid in casa Castelnuovo? Abbiamo avuto dei problemi, ma come tutti li stiamo risolvendo, speriamo che domenica recuperiamo qualcuno. Posso chiedere qual è l'obiettivo del Castelnuovo, la salvezza a questo punto? Sicuramente la salvezza, di fare un buon campionato, tra virgolette, tirarci fuori nel miglior modo possibile.